gente che svapa questo, che svapa essenza, io sono Luigi, oggi parleremo di una bottom feeder, una box bottom feeder con circuito DNA. Parleremo della VT in box di H-Cigar, una box da 75 watt DNA ovviamente, che ha delle belle prestazioni e adesso lo andiamo a vedere nel dettaglio, poi trarremo le nostre conclusioni. In più oggi parleremo in effetti di una combo, perché vi parlerò anche di un clone di questo atomizzatore qua, che è uno Strike 18 clone ovviamente, e parleremo anche di questo atomizzatore e vi dirò anche di questo che cosa ne penso rispetto anche all'originale. Adesso lo andiamo a vedere nel dettaglio, poi trarremo le conclusioni. Bene ragazzi, allora partiamo con l'unboxing della VT in box Squonk Mod, appunto. Ecco la scatolina che ci si presenta in questo modo, con le varie scritte di Cigar. Sul retro troveremo tutte le scrittine relative alla ditta e alla nostra box. In pratica si parla di un Evolve DNA 75 con il chip fatto in USA, con un range tra 1 e 75 watt per quanto riguarda il power mode, quindi il wattaggio, e il controllo della temperatura, con lo scratch per quanto riguarda la veridicità del nostro prodotto e ovviamente il made in Cina, perché oramai quasi tutto viene da là. Andando ad aprire la nostra confezione, troveremo prima di tutto i foglietti per quanto riguarda sia le istruzioni che la garanzia, tutto racchiuso in questo libricino, vedete, con le spiegazioni, con tutto il dettaglio per quanto riguarda le istruzioni, se ci dovesse mai servire qualcosa, la garanzia e tutto il resto. In più troveremo anche un bigliettino. Andiamo avanti, sono scartoffie, eccola qua la nostra box, ci arriva in questa bustina in tutta la sua eleganza. La andiamo ad aprire, andiamo a vedere le quattro prese per quanto riguarda le calamitine. In più ce ne sono due in aggiunta per quando ci sarà anche la batteria, che andrà posizionata in questo modo, col più e il meno ben evidenziati, con la solita scritta che troveremo all'interno in questa parte e con la scritta VT in box in alto. Le prese che danno sul circuito DNA e le prese d'aria in basso, sempre con la solita scritta, altrimenti ci dimentichiamo. Guardate che bella, con in pratica il beccuccio che servirà per introdurre la nostra boccettina. Adesso vi farò vedere anche la boccetta, bello largo, con il pin attacco 510, che purtroppo non è fluttuante. Questa è una cosa da notare, questo qua non è fluttuante, quindi attenzione, ci andranno bene quasi tutti gli atomizzatori, però potresti avere dei problemi con qualche tipo di atom. Lo sportellino si toglie, anche quello del retro, perché praticamente quando andremo noi ad inserire la batteria, qualcuno di noi potrebbe avere difficoltà a togliere la batteria, vedete, mettendo questo ditino qua dentro la batteria uscirà più facilmente. Comunque andiamo a ricostruire la nostra box e andiamo a concludere il nostro giro iniziale, notando che all'interno bottiglietta di ricambio, anche questa bella morbida, sempre in plastica bella morbida, sempre con la scritta H-Cigar. In commercio ne troveremo anche delle simili da utilizzare su altre box che adesso non vi sto a dire, e il nostro cavo che ci servirà sia per la ricarica eventuale, ma io ricordo sempre che secondo me è molto meglio ricaricare esternamente le batterie, e per quanto riguarda l'aggiornamento del firmware, che come ben sapete oramai è possibile aggiornare via internet, perché il DNA ha questa soluzione.
Adesso andiamo a prendere una boccettina che io in precedenza già avevo riempito di liquido. Eccola qua. E la andiamo ad inserire all'interno della box in questo modo, molto semplicemente. Andremo a inserire questa qua dentro e che andremo a posizionare qui in alto. Vedete? Ecco qua. Dunque, a questo punto si potrà notare che rimane un pochino di spazio. Alla fine andremo a mettere la nostra batteria e saremo pronti in questo modo. Quello che vi dicevo per quanto riguarda la batteria da poter togliere anche dal retro è questo. Vedete? Si vede da qua, tac, e noi togliamo la batteria. Anche se effettivamente è molto semplice da levare, perché poi all'interno sotto, vedete, qua ci stanno anche degli incavi che ci serviranno sia per togliere la bottiglietta sia per togliere la batteria, ed è molto molto semplice in effetti. Adesso andiamo a rimettere i coperchi. Un'altra cosa che vi voglio far notare è questa presa in basso che ci servirà per aiutarci ad aprire lo sportellino, sia quello anteriore che quello posteriore. Vedete? Con lo spazietto fatto apposta e si riandrà a mettere al posto suo. Adesso la andiamo a vedere da accesa. Il TN Box ovviamente ci porta solamente i watt. Andiamo a vedere, come al solito, eccolo qua, il massimo è 75 watt. La riportiamo a quello che era il wattaggio iniziale. E andiamo nel menu con il nostro solido DNA, quindi il preset per il nickel, il preset secondo per l'acciaio, per il titanio, per il nickel 200 e il controllo del wattaggio, come al solito. Poi c'è, vedete, relaxed e ritorniamo. Ok, a questo punto blocchiamo di nuovo, la riportiamo watt originari e adesso andiamo a vedere l'atomizzatore con la quale proveremo questa box, ovvero lo Strike, eccolo qui, lo Strike clone 18 mm per un atomizzatore da guancia che fa veramente bene il suo lavoro, nonostante il fatto che costi 10 volte meno forse rispetto al suo originale. Ok, adesso andiamo a vedere anche questo nel particolare, lo appoggiamo un attimo sulla box, lo vediamo e poi ci svapiamo con questo qua. Quindi noi lo andiamo a posizionare e guardate un po', rimane un po' di spazio. Che ha pensato il modder inizialmente? Ha pensato: io ci faccio una bella ghiera, eccola qui, che farà da adattatore, siccome questo è un atomizzatore piccino, farà da adattatore e non ci sarà quello scalino così poco esteticamente bello. Eccolo qua, vedete come è montato? Questo praticamente serve solamente per una questione di estetica. Adesso andiamo a smontarlo, prima di tutto il tip, che è un classico Derrin, eccolo qua, vedete, con la sua O-ring che fa veramente bene il suo lavoro. Comunque non ci sono schizzi, non ci sono fuoriuscite di liquido. Ok, io tampono ogni tanto perché comunque all'interno già c'è del liquido, anche perché questo atomizzatore ve lo sto facendo vedere molto molto in maniera veloce, per il semplice fatto che è veramente
è veramente solo per presentarlo insieme a questa box, che comunque è una bottom feeder dalle ottime prestazioni. Andiamo a prendere questa parte che non è altro che la presa dell'aria, vedete? In pratica questo strike si regola in questa maniera qua. Questa parte è fissa con i vari buchini, non so se riusciamo a farli vedere, eccoli qui, con i vari buchini delle prese dell'aria, che vanno dallo spessore di un millimetro a un massimo spessore di un millimetro e mezzo. Con questa ghiera noi andremo semplicemente a scegliere quello che è il nostro tiro preferito, vedete? Perché in effetti poi qua sopra ci stanno delle spaccature, non ci sono dei rialzi, e quindi noi saremo costretti, vedete, l'atomizzatore, ecco qui, vedete, hai dei rialzi che andranno semplicemente a essere inseriti in questo modo, facendoci scegliere il buchetto che più preferiamo. Alla fine andremo semplicemente a richiudere con questa, andando a mettere anche il drip tip, e saremo pronti. Volevo però farvi vedere internamente come è fatto. Allora lo andiamo a smontare. Così, semplicemente tirando queste che sono, come vi dicevo in precedenza, le prese dell'aria, e all'interno vedete la campanatura com'è, bella squadrata. Eccolo qua come è fatto all'interno. In pratica andiamo a gestire la nostra coil in questo modo, ovviamente singola coil, la presa per il liquido, eccola qui, e noi andiamo a mettere le nostre coil intorno a delle viti spaccate, vedete? Semplicemente così. La particolarità di questo atomizzatore, adesso anche se non ve lo faccio vedere, è che noi possiamo spostare questo polo positivo in altra posizione, semplicemente andando a svitare, e adesso ve lo farò vedere, semplicemente andando a svitare la vite del pin, vedete che ha una forma esagonale, noi andremo semplicemente a svitare quella che è questa vite, e da quel momento in poi noi potremo spostare questa vite qui più avanti o qui indietro, in base a come vogliamo posizionare noi la nostra coil. Vedete da dove che si vede che è un clone? Non c'è il numero seriale. Questa forse è una delle poche cose che lo differenzia dall'originale. Vedete questa vite? Nell'originale è in acciaio, questa è ottone. Forse, secondo me, anche meglio dell'originale, perché io penso sia un pochino più reattivo rispetto all'altro materiale. Andiamo avanti, ricostruiamo il nostro piccolo atomizzatore da 18, lo strike clone, e poi siamo pronti per la nostra prova di svapo. Ma prima di andare vi faccio vedere lo squonk, eccolo qua, vedete? Olè, adesso sì che siamo pronti, una bella sbuffatina e reagisce alla grandissima. Allora, siamo pronti per la prova di svapo, ricostruiamo e andiamo. Bene, prima di andare avanti volevo ringraziare il mio coach di CrossFit, Stefano Tulli, del Momentum CrossFit Box, che mi ha prestato box e atomizzatore per fare questa recensione. Grazie Stefano Tulli. E adesso possiamo procedere con le nostre considerazioni finali, vai!
Ed eccoci qua per la prova di svapo. VT in box 75 DNA Evolve più Strike 18 clone. Ricordate, andiamo a sconquare ulteriormente dalla resistenza che c'era già sopra, come vi dicevo prima. Abbiamo una resistenza da 0,97 ohm, noi la fumeremo a 20 watt e vediamo un pochino che dice questa box. Che dire, ragazzi, questa qua è una box che reagisce veramente bene. Il suo circuito, ne abbiamo parlato più e più volte, è un circuito che funziona veramente bene. L'eleganza di questa box è veramente una cosa assurda. Sto materiale scamosciato è veramente una cosa glamour, diciamo. E la sua linea esteticamente, vede, sobria, la rende una cosa, la rende molto bella anche d'aspetto. E per queste box alla fine è anche un plus, diciamo così, oltre al circuito che funziona veramente bene. Ma scusate se mi ripeto, ma in effetti è così. Il DNA è forse il migliore circuito in assoluto che possa esistere. Per quanto riguarda l'atomizzatore, lo Strike 18 clone, devo dire che si comporta veramente bene rispetto all'originale. Nulla secondo me da invidiare, se non per il fatto che comunque non sia originale. In effetti sti cavolo di cinesi hanno copiato in tutto e per tutto, anzi forse anche, come vi dicevo per quanto riguardava il materiale del pin, forse hanno pure migliorato quello che è l'architettura o comunque la struttura dell'atomizzatore stesso. Questo va bene. In effetti l'unica nota negativa, se così si può chiamare, è il fatto che noi non possiamo fumare continuamente per il semplice fatto che il tip si riscalda un pochino. Questo succede succederà anche con l'originale, quindi voglio dire, non è né la questione dei materiali, tantomeno la questione dell'architettura dell'atomizzatore stesso, e proprio la conformazione dell'atom, che essendo piccolo non possiamo sfruttare per una svapata, diciamo così, ansiosa, compulsiva. E per il resto è un atomizzatore che funziona veramente bene, il suo dovere lo fa, è bello reattivo e su questa box in effetti ci sta veramente bene. Ragazzi, altro da dire non ne ho. Con un'ultima svapata io vi saluto. Ricordandovi di iscrivervi al canale, di commentarmi il video e di chiedere opinioni o di dare osservazioni per quanto riguarda questo video in particolare, sia per la box sia per l'atomizzatore. E basta ragazzi, ricordate sempre, se ti piace svapa.